finalmente arrivato nel mercato un nuovo pad che è pronto a spodestare il mitico PS5 Edge, che attualmente è consigliato da tutti gli streamer e considerato come il miglior pad per Warzone e per qualsiasi tipo di videogioco. Ho qui però tra le mani un nuovo arrivato che, oltre ad essere più economico, fattore ovviamente da non sottovalutare, ha un sacco di funzioni veramente interessanti. Diciamo che tutti stanno provando nell'ultimo periodo a spodestare il DualSense Edge, che è ritenuto da tutti uno dei pad più ottimali, ma nessuno c'è davvero riuscito, se non fino a pochi giorni fa, con questo pad che ho in mano, che è veramente un gioiellino. Adesso ve lo vado a raccontare un pochino. Questo, ragazzi, è il nuovo pad X Gaming. Guardate che design intanto super accattivante, che colore davvero bellissimo. Quindi quest'oggi scontro super atteso tra pad PS5 Edge contro X Phantom. Due pad davvero incredibili. E adesso vi andrò a spiegare le principali differenze che mi porteranno quasi a dire che questo pad, per il prezzo a cui te lo vendono, è davvero il miglior pad esistente per ora sul mercato. Sono super contento di portarvi questo video. Partiamo dal primo aspetto. Come avete visto, un colore davvero incredibile. Mi tocca quindi assegnare un punto per la personalizzazione ad X Phantom, che ha ben 4 colorazioni diverse che si possono applicare al proprio pad, mentre purtroppo, come tutti sappiamo, il PS5 ha soltanto questa colorazione. 1-0 per il Phantom. Come secondo aspetto da non sottovalutare è sicuramente la possibilità di avere 4 tasti posteriori con 6 personalizzazioni che si potranno cambiare tramite questo pulsante. Il PS5 Edge ne ha soltanto 2, ma un'altra differenza è che questi tastini sono come i click del mouse, quindi sono super sensibili. Per quanto riguarda invece i grilletti, la corsa dei grilletti, si può in entrambi i casi, in entrambi i pad, accorciare tramite appunto questo selettore. Vi faccio vedere però la differenza di corsa quando avremo sul Phantom la corsa minima. Questo è appunto il movimento che andrà a fare questo pad, vedete, è praticamente minimo, mentre questo è il movimento che fa al minimo il PS5 Edge, è molto più elevato rispetto all'X Gaming. Una delle cose che mi è sempre piaciuto un sacco del DualSense Edge è il fatto che si possono cambiare direttamente i moduli e quindi gli analogici. Quelli di X Gaming invece hanno inventato una genialata per avere questi analogici praticamente perfetti a vita. Hanno nascosto qui nel retro del pad questa linguettina che, una volta tolta, fa accedere a delle vitine che servono a calibrare tutti i vari analogici ed averceli sempre perfettamente regolati. Quindi possiamo dire che questo pad ha comunque una durata pressoché infinita. Viene fornito anche con un sacco di ricambi, un sacco di analogici veramente interessanti, e considerando che la versione base costa soltanto $189 ed ha comunque più funzioni rispetto al PS5 Edge, è davvero un'occasione. Adesso te lo faccio vedere in partita in modo che tu possa toccare con mano la potenza di questo super pad. Mi sono scordato di dirvi che a livello di prestazioni sono pressoché uguali, a livello di delay eccetera, anche overclock ho visto arrivano entrambi i pad a 8000, quindi hanno praticamente, penso, gli stessi chip, insomma la stessa struttura. Adesso ci andiamo a fare una bella partita sulla mappa nuova. Adesso non so benissimo come sia questa mappa, perché appunto l'ho giocata mezza volta, raga, e vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare. Comunque vi voglio far vedere un attimino le prestazioni di questo pad, che sto adorando veramente. Lo sto usando da 2-3 giorni e veramente mi sta piacendo un fottio, veramente bello. Ok, no, ok, perfetto. Che secondo me è davvero molto interessante, avendo comunque un prezzo leggermente più economico rispetto a un PS5 Edge, mi può appunto permettere di accedere al mondo di questi pad modificati ad un prezzo ovviamente un po' ridotto. Ecco, ovviamente non sarà gratis, però è un pochino di risparmio, cioè sicuramente. Ok, via, oh mio Dio. Ok, un altro andato, via, sono circondato. Andiamo, ok. Perfetto. Ok, cioè nel senso, l'unica cosa, mi trovo un po' diverso rispetto al PS5 Edge ovviamente, perché hanno magari un po' di sensibilità degli analogici differenti. Però raga, nel complesso veramente mi piace un sacco questo pad. Ok, buonissimo. Vediamo un po' cosa combiniamo. Qua davanti ne ho un sacco. Vediamo. Oh mio Dio, manca uno, vabbè, ce ne andiamo. Poi il fatto dei grilletti super veloci così non mi sono mai appunto abituato troppo, perché li ho sempre avuti leggermente leggermente mobili, ecco, non così proprio istantanei come un click del mouse. Quindi un pochino, raga, di difficoltà, ma neanche difficoltà, un po' di stranezza, ecco, in più. Non è assolutamente difficoltà questa, cioè vedete, questo è dovuto appunto da questo click estremamente veloce. A volte mi sembra di averlo premuto, altre volte no. Però cioè, è una cosa mia, ecco questa. Ok, oh mio Dio, ce l'ho dietro. Ok, perfetto, via. Via anche un altro, carichiamo.
Eccolo qua, perfetto. Slidatina, sì, quanti siete? Comunque raga, questo pad veramente voto 9 su 10, vi giuro, cioè veramente fantastico. Non pensavo sarebbero mai stati in grado di eguagliare o comunque addirittura forse rendere un pad più interessante del PS5 Edge. Invece X Gaming ce l'ha fatta con questo X Phantom, raga, veramente tanta roba, mi piace veramente un mondo. Oh, andiamo a prendere qua, in teoria dovrebbe arrivare da qua. Eccolo qua, easy. Easy. Carina questa mappa di notte, Tokyo così, carina dai. Bello, proprio come gli hotel a Tokyo, cioè sapete ci sono tutte le celle così belli. Oddio, cosa è successo? Mori, c'è un altro qua. Perfetto. Questo qua raga sta andando in giro con l'RPG, vi rendete conto? Arrivano qua sicuro, eccolo. Facciamo anche vedere un po' il dropshottino raga. Oddio. Comunque guardate anche voi, giudicate voi anche la velocità, la rapidità con cui si fa tutto. Cioè vedete, è veramente bello. Si stanno... Oddio, dove l'ho lanciato la... Non ci credo. Aspetta, andiamo. Perfetto. Comunque già per rispondere un attimino alle domande che riceverò, è facile usare i tastini eccetera. Raga, è tutta questione di abitudine. Una volta che prendete insomma un attimino di dimestichezza con il pad, sicuramente sarà una cavolata. Nel senso, se ho fatto qualche errore è sicuramente dovuto dal fatto che lo sto usando da 2 giorni, mentre magari con un PS5 Edge che ho utilizzato letteralmente mesi, ecco, già mi trovo molto meglio per questo. Soltanto una questione di abitudine. Nel 90% dei casi è sempre così. Non so, d'un tratto così si sono svegliati raga. Prima prendevano e basta, adesso invece si sono diventati pro player. Non so come sia possibile però. Ok, via Gianji. Aspetta, puoi dirmi che non c'è nessuno qua, impossibile. Eccolo qua. Perfetto. Ok, questo morto. Qui c'è un altro fermo, vabbè. Voglio provarla, cioè è lentissima. Mamma mia che build marcia. Adesso vi faccio vedere che anche con una build marcia, ma con questo pad si riesce a fare il devasto. Mamma mia quanto avevano rallentato un sacco quest'arma, comunque non me lo ricordavo così tanto. Alle spalle, easy. Vediamo se riusciamo a fare le 70 raga. Ok, mamma mia che flicchino qua. Ok, sì, te pareva. La partita è finita, questo pad veramente lo adoro. Vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate. Like e commentino in descrizione. Bella boys, alla prossima.